side by side, look at you. Ciao bambini, bentornati, sono Robin, ciao! Oggi volevo leggervi un altro libro di Bing. Oggi leggeremo Bing ed i cubi. Siete pronti? Andiamo! Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi una torre Bing costruirà. Che cosa costruisci con i cubi, Bing? Chiede Flop. Voglio fare una torre alta come me. Ding dong. Chi suona la porta? Ding dong. Sono Coco e Charlie. Sono venuti a trovare Bing. Oh, i cubi! Esclama Coco entusiasta. Posso giocare anch'io? Ma Bing non ha tanta voglia di condividere i suoi cubi. Ma certo, ci sono abbastanza cubi per tutti, interviene Flop, dividendo i cubi in due mucchietti. Ecco fatto! Io voglio fare un arcobaleno, esclama Coco contenta. Per primo metto il viola, perché è il mio colore preferito. Viola, blu, azzurro, verde, giallo. Il piccolo Charlie guarda divertito la fila di cubi colorati fatta dalla sorella. Nel frattempo cresce anche la torre di Bing. È alta quasi quanto me, Flop? Domanda. Non ancora. Allora Bing aggiunge un cubo alla sua torre che comincia a oscillare. Deve fare molta attenzione. Piano piano ne mette anche un altro. La torre di Bing è sempre più alta. Bravo! Esclama Flop. Un altro cubo ancora e sarà proprio alta come te. Anche l'arcobaleno di Coco è quasi finito e anche a lei manca solo un cubo. Mi serve il cubo rosso, annuncia. Dov'è? Ma il cubo rosso è l'ultimo rimasto e ce l'ha Charlie. Ed ora? Bing e Coco cercano di riprendere il cubo, ma non è facile. A Charlie sembra piacere ancora di più il suo pupazzettino strizzolino. Dobbiamo farlo ridere, suggerisce Coco. Solo così lo lascerà andare. Così Bing e Coco cantano, ballano, fanno cucù e persino il solletico a Charlie. Ma niente da fare. Idea! C'è una cosa che lo fa sempre ridere, esclama. All'improvviso Coco. Charlie, guarda cosa faccio! Crash! Coco butta giù la torre di Bing e finalmente Charlie si mette a ridere. No! La mia torre, strilla Bing. Non l'avevo ancora finita e tu l'hai distrutta! Però ha funzionato. Guarda Bing, abbiamo il cubo rosso, esclama trionfante Coco. Ma Bing non ascolta le parole di Coco, è ancora molto arrabbiato e con un calcio distrugge il suo arcobaleno. No, grida Coco, perché l'hai fatto? E Bing, perché tu hai rotto la mia torre. Oh, 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 interviene Flop. Pensavo stessimo giocando, non litigando, ma Coco e Bing non smettono. Io stavo facendo un arcobaleno e io stavo facendo una torre. E perché non facciamo entrambe le cose? Suggerisce Flop a quel punto. Sì, potremmo fare una torre arcobaleno, propone Coco. Che bella idea! Coco e Bing costruiscono una nuova torre, ma questa volta lo fanno insieme. Wow, è alta come me, esclama Bing, ed è un arcobaleno proprio perfetto, aggiunge Coco. Finalmente Bing ha la sua torre e Coco ha il suo arcobaleno. Come sono felici! E Charlie? Bing e Coco decidono di far felice anche lui. Crash! Buttano giù la torre. Una, due, tre, mille volte. E a ridere,
questa volta sono tutti e tre. Giocare insieme è una cosa da Bing. Vi è piaciuto il libro, bambini? Oh, che sono molto contento. Allora, bambini, ci vediamo alla prossima per un nuovo divertentissimo libro. Ricordatevi, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao, 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 ciao.